nostro terreno di via Berlei, la speranza di renderlo edificabile sarà difficile. Questo è, la metratura non la conosco, ma metterò nel titolo la metratura, di nuovo piombo nel dramma a causa un messaggio sbagliato nel senso, eccolo qua, vedete, bello per noi. Speriamo di rendere edificabile questo terreno splendido, tra l'altro splendido mica tanto, insomma, vedete, qui poi hanno fatto un parcheggio supplettivo, supplementare, siamo venuti a raccontarlo così. A promuoverlo al terreno. Siamo tra Fiera e Ronconcese. Al peggio, lo sapete, non c'è mai fine, quindi insomma. Questo è il nostro terreno. Ieri avevamo la memoria piena, oggi respiriamo un po'. Abbiamo cancellato un po' di video doppi. Eccolo là. Bello. Bello, bello, bello. I ricordi, no? I ricordi. Tutto quanto è stato... Ero qua, ero bambino, ma insomma... E niente, no, dato che mi riprende il panico, riprendendomi il panico, vengo a raccontare questo bellissimo terreno che cerchiamo di rendere edificabile in maniera da poterci sì anche permettere di non lavorare, anche se insomma è proprio il vuoto, no? Questo vuoto che ci porta in tentazione, ovvero lasciare i messaggi, ovvero vabbè, insomma, questo terribile, non dico altro, terribile. Allora, siamo in via Berneri, vedete, al confine fra Reggio, fra Pieve, Celle e Roncocesi. Il lapsus in questi casi era un periodo buono, stavo respirando, non ho ricevuto nulla da... Vabbè, insomma. Ho sbagliato a muovermi tardi per gli accrediti di Riccione. Vado a Chieri e Riccione meritava, strameritava. Ma insomma, stavo appena respirando un po'. Per raggiungerlo, insomma, per esempio, no? Un euro, vedete. Non so dare una risposta, non so dare una
magari una quantificazione. Ci vorrebbe prima l'interesse di un acquirente e poi. E non sarà facile trovarlo, ma... E piano piano, qui prodest, che senso ha quello che facciamo? Bene, aspettate che...